Vito, da arrabbiati, eh. Oggi siamo proprio arrabbiati. Siamo qua sul divano, arrabbiatissimi. Guardate la faccia di Sandro. Volete far arrabbiare Sandro? Ce l'ho con voi, voi di YouTube. Non voi, non voi spettatori, è voi di YouTube. Piano, piano con le parole. Cosa hai detto? Filibustieri. Filibustieri. Tu, YouTube e tutta la tua famiglia. Penso che sia una parola che conosci solo tu e... I miei antenati del Medioevo me l'hanno... Ok, quindi nella famiglia del... Ah. Torniamo a noi, dobbiamo tornare a noi e parlare del perché siamo arrabbiati. Perché, YouTube? Perché Sandro c'ha questa faccia arrabbiata? Ve lo state chiedendo? Noi siamo qua per spiegarvelo. YouTube ci ha bloccato ultimamente tutti quanti i video, ma non solo a noi, ma tutti quelli che fanno dei video che magari sono nello sport al combattimento, anche perché vengono usate non parole... Non solo, in generale. Tutti gli YouTubers in generale. Come è cambiato l'algoritmo, è iniziato a bloccare dei video, ma non nel senso ma che non li funziona? Vedete. Come funziona questo algoritmo YouTube? In poche parole non potremo utilizzare parolacce o parole che incitano alla violenza o derivano dalla violenza, perché YouTube, in poche parole, quello che succede, traduce sotto quei sottotitoli quella parola. E se diciamo qualche parola, non possiamo dirlo ovviamente, sennò ci bloccano pure questo. Cosa succede se trovano nei sottotitoli l'elaborazione di qualche parola che incita alla violenza o qualche parolaccia o altre cose brutte? Ti mettono il bollino giallo. Cosa vuol dire bollino giallo? Il bollino giallo. Bonilo. Cosa vuol dire? Il bollino. Cosa vuol dire bollino giallo? Il bollino giallo vuol dire che il tuo video verrà visto non da tutte le persone nel mondo, ma solo da certe persone. Verrà limitata, quindi, la tendenza, diciamo. Uno, esattamente. Il bollino giallo, quindi, stacca un po' le gambe a tutti gli YouTubers che vogliono andare in tendenza o vogliono fare visualizzazioni o andare nei video consigliati, esatto, delle altre persone. Per colpa di questa roba qua, noi non potremo più andare negli eventi, a fare negli sport a combattimento, perché lì non è colpa nostra, ma se il pugno si chiama pugno, non è che... Ti sto dicendo di dare un po' bloccato. Abbiamo bloccato pure questo video. Okay. Se utilizzo la mia mano per... Mia mano con le dita congiunte. Con le dita chiuse e il pollice sovrapposto alle dita. Per percuotere verso un altro essere umano. Per andare ad accarezzare lentamente. Il viso, la faccia messa un po' di grezzo. Di un'altra persona, purtroppo quella è già vista come violenza. Ma è lo sport da combattimento, non possiamo bloccare tutti questi video. Allora, non ci deve più essere il calcio, non ci deve essere più cose. Ma noi ci siamo messi a tavolino, anzi, non abbiamo il tavolino, a divanino. Noi abbiamo trovato a divanino, capito? Cioè, sì. Non tavolino, cioè, noi abbiamo il divanino, cioè, ci fosse il tavolo. Okay. Che così. Ma abbiamo trovato l'algoritmo per eludere l'algoritmo di YouTube. Quindi è una tattica di algoritmo per combattere l'algoritmo stesso di YouTube. Infatti, vi starete chiedendo: ma cosa c'entra il titolo qua sopra? Ora lo scoprirete. In realtà me lo sto chiedendo anch'io, cioè ancora adesso. Perché abbiamo utilizzato un titolo così? Lo scopriamo insieme al tra mio poco. 3, 2, 1, via! Two punches! Ultimate heard him! Awesome! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Who does that? Oh. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. He's down! Not again! Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. On rainbows, we'll take some more work. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Next opponent, there's a big right hand. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. At working well. Oh my God. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Chelo Diaz around. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Body two. Nice. Beautiful right hand. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Chance and risk getting knocked out. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Brothers teach. Oh! And that is... Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. He's gonna look for that elbow. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Winner and he won that title. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns? Pink! They're pink! Where are they dancing? Could you make me some breakfast?
dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows. Pink fluffy unicorns dancing on rainbows.